Includere, crescere, muovere, coltivare, riciclare, imparare, creare, produrre sono alcuni dei verbi messi in campo dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze e da declinare al futuro prossimo, da realizzare per diventare grandi. È questo un progetto intitolato Visioni e Azioni per la città metropolitana che si dipana da qui ai prossimi mesi con incontri fra le parti al fine di realizzare una città metropolitana sostenibile, accogliente e innovativa. Sì, abbiamo deciso di fare questo percorso in queste 4 giornate, di cui appunto le prime 3 sono su una città metropolitana accogliente, sostenibile e innovativa, provando ad avere una serie di proposte sui diversi temi da mettere in discussione poi con i soggetti istituzionali che invece inviteremo all'ultima giornata. Lo facciamo attraverso il contributo importante di esperti che vengono dal panorama nazionale e internazionale, perché pensiamo che prima di tutto bisogna provare ad avere anche una visione e poi concretizzarla in delle azioni che discuteremo in dei tavoli aperti ai singoli cittadini, ai portatori di interesse, alle associazioni. Il progetto mette in campo esperti ed attori sociali del territorio, senza tralasciare le compagini nazionali ed internazionali. Desidera connettere persone e territori anche lontani fra loro per costruire la comunità metropolitana. A proposito, quali sono le esperienze europee in questo senso? Sì, siamo partiti esattamente da questo presupposto, cioè le città metropolitane nel mondo, a partire dall'Europa, sono luoghi di grande opportunità, ma sono anche luoghi di grandi disuguaglianze, di grandi fratture sociali, demografiche, ambientali. Ci siamo domandati come sta la città metropolitana di Firenze in questo panorama e quindi abbiamo pensato anche di avere il contributo di altre città. Sabato prossimo faremo la prima giornata appunto su la città metropolitana accogliente e avremo ad esempio il direttore generale del Dipartimento dei Servizi Sociali del Comune di Barcellona, che è una città metropolitana ben più grande di Firenze ma che ha fatto alcune scelte importanti. Quindi secondo la tua prospettiva, quando potrebbe realizzarsi questo progetto di istituzione metropolitana? Anche qui noi siamo partiti dall'idea che prima di costruire l'istituzione metropolitana bisogna costruire la comunità metropolitana, cioè il senso di appartenere appunto alla città metropolitana di Firenze, che appunto ha quelle caratteristiche, può avere grandi opportunità e soprattutto si deve però occupare di risolvere alcune questioni fondamentali. E per questo abbiamo pensato di allargare anche in maniera inusuale, diciamo, per la CGL, no? La nostra discussione, cercando di avere il contributo di tutti coloro che in questa città si occupano, si preoccupano e agiscono per risolvere alcune di queste fratture. Come al solito, l'Italia è fatta, adesso tocca fare gli italiani. Ma sicuramente, indubbiamente, noi siamo tra l'altro una città metropolitana in cui ci sono 42 comuni, abbiamo anche chiaro quali sono le competenze della città metropolitana e quali invece rimangono ai comuni, ma pensiamo che le sfide che abbiamo di fronte hanno bisogno di avere uno sguardo collettivo, pur riconoscendo le differenze fra i singoli comuni da tutti i punti di vista, ma crediamo che ci siano delle questioni, delle proposte che possono valere per tutti e che possono tramutare la città metropolitana di Firenze in un'istituzione che non è a servizio dei comuni, ma che prova a mettere in campo delle politiche condivise con tutti i comuni.